La sconfitta di Udine. Non lo so, speriamo di niente. Noi abbiamo fatto qualche errore e quello noi deve migliorare in questa settimana dura quando noi fa allenamenti, e deve essere meglio contro Inter in fase difensiva. C'è chi dice che fuori casa prende troppi gol, 4 a Bari, 4 con la Roma, 3 a Udine. Secondo te cosa c'è da modificare, da aggiustare in difesa? Secondo me non è solo il difesa, perché quando noi gioca a casa tutti lavora davanti e pure indietro, ma quando noi gioca fuori casa secondo me è un'altra storia e quello noi deve migliorare. Quando noi gioca fuori casa secondo me noi deve giocare un altro tipo di calcio, come noi ha giocato a Juventus. Stai tutti dietro, aspettiamo gli altri e, come si dice, contropiede. Noi non ha fatto così contro Udine. Ti faccio l'ultima domanda, poi passi il microfono. Stasera l'Inter, che è la vostra prossima avversaria, gioca in Champions contro il Chelsea. Che partita ti aspetti, cosa ti auguri soprattutto, che ne so, magari una partita che vai ai tempi supplementari, calci di rigori, per trovare poi l'Inter più stanca? No, una partita così, quello stasera è una molto importante per Inter, per dimostrare, no, loro non sono forte qua in Italia, anche deve fare i risultati in Europa, e io penso stasera è una bella partita, speriamo Inter passa. Ciao, eccomi qua. Non penso che non fai tu una conferenza stampa già da tempo, quindi volevo chiederti su Delio Rossi, ci puoi raccontare come lavora, che tipo di allenatore hai trovato, che tipo di differenze rispetto a prima? Adesso noi lavoriamo molto tatticamente, come noi siamo messi nel campo. Quando noi non c'è la palla è molto importante, se noi mettiamo bene così noi non sempre prendi contropiedi come succede a Udine. Ma lui è più tatticamente, lui vuoi noi, come si dice, fai molto corsa, perché lui vuole noi correre in avanti, indietro e in avanti. E Senga è un altro allenatore. Invece per quanto riguarda gli obiettivi, questa Champions League secondo te è un obiettivo centrabile? Tu pensi che il Palermo abbia delle chance importanti, o ci sono squadre che sono più attrezzate e che magari in questo momento sono in ritardo in classifica? Noi siamo, come si dice, quattro in classifica? Quarti? Certo, è una possibilità. Adesso noi va in Champions. Se io dice no, è sbagliato io. Il tuo futuro, cosa ci puoi raccontare? Mondiale a giugno e poi cosa succede? Sai che ci sono sempre, ancora sia in casa sia fuori casa, ci sono sempre degli osservatori che vengono a vedere le tue partite, quindi questo ti può soltanto far piacere. Certo, è un complimenti per quello noi sta facendo qua a Palermo. Se, quando noi siamo in quinti, come si dice? Quarti. Sempre quarti. Quattro posti, e noi sta facendo un bel campionato, e sempre un complimento per noi quando le altre squadre vengono per vedere la partita. Per me non significa niente, io c'ho ancora 3 anni dopo questo campionato. Senti, ma il tuo futuro non dipende da una qualificazione in Champions con il Palermo? Se una squadra viene dopo questo campionato e dice vuoi comprare di te, e noi arriva in Champions con Palermo, deve essere un'offerta. Non posso dire no, deve essere una cosa straordinaria per andare via, se no io adesso sto titolare, anche una possibilità l'anno prossimo per giocare in Champions. Ma eventualmente c'è un campionato preferito, cioè ti alletta la Premier League? Per me è Premier League numero 1 del mondo,
è più forte l'altra squadra di là, di qua, certo io voglio giocare là un giorno. Ed io vorrei tornare sull'Inter, a parte la partita di stasera. Secondo te veramente la partita con l'Inter e poi a Genova mercoledì sono due partite decisive per il futuro del Palermo? Se noi vince tutte e due, io ti dico, noi sicuramente in Europa League. Se no, come noi ha perso a Udine ma non ha cambiato niente di classifica. Allora l'altra squadra deve vincere la partita, e Juventus in questo momento non sta molto bene. Allora non è solo il nostro lavoro, noi certo solo deve pensare il nostro. Se noi vince la partita contro Inter e vai a Genoa con vai di là per vincere, anche se vince di là e noi siamo molto bene in classifica. Secondo te l'Inter sta attraversando un periodo negativo, un periodo di crisi, di gioco, di forma? Avrei visto qualche partita, che idea ti sei fatto? No, ma della squadra dell'Inter e anche gli uomini come gli altri, e anche loro è possibile sbagliare, va bene, loro c'è una squadra fortissima, ma vediamo come loro fa stasera loro fa bene. All'andata Milito, Eto'o e Balotelli vi hanno messo in grande difficoltà soprattutto nel primo tempo. Chi è dei tre che temi di più, considerando che adesso c'è anche Pandev che è un altro acquisto in più? C'è un giocatore fra i quattro dell'attacco che ti fa più paura? Il paura no, ma certo noi deve dare rispetto a loro, perché loro è fortissimi, e dopo questo, come ha detto prima, il giocatore di Lenta è uomini come noi, e allora noi anche posso vincere questa partita contro loro. Come? Lo del resto l'ha battuto anche il Catania. Non ho capito. Ha vinto anche il Catania con l'Inter. Certo, è così in calcio. Zamparini ha più parlato con i tuoi genitori o deve ancora parlarci? Come? Zamparini aveva detto di voler parlare con i tuoi genitori. Ci ha più parlato? No, non ho parlato. Ancora ci no. Parlerà. Decide lui. Possiamo